C'è un grande discorso legato a questo. Nietzsche sempre, quando si è pensato su Nietzsche, tanta gente ha pensato a questo, sì, al terzo regno, a idee e concetti molto pericolosi, e in particolare il concetto del superuomo, del Übermensch. Non è così chiaro anche nel discorso accademico che significa, perché veramente non ha scritto tanto, non ho usato il concetto molto spesso delle sue scritte. E così è sempre, anche l'uso del concetto è molto retorico in tante circostanze, no? È cominciato l'inizio di legare il concetto di Übermensch e Nietzsche al discorso del transumanismo è cominciato al fine degli anni 90. A questo punto Peter Sloterdijk, anche un filosofo tedesco, ha fatto una presentazione che si chiamava Regeln für den Menschenpark, regole per il il human zoo, il zoo dell'essere umani, come si dice? O Londra, come no, il zoo. Il sesso. Lo stesso. Il zoo dove si mette gli animali, come si dice? Lo zoo. Questo è il zoo in inglese. Zoo in italiano? Il zoo. Regole? Per lo zoo, per gli esseri umani. Sì, alla fine degli anni 90 Peter Sloterdijk ha fatto questa presentazione, regole per lo zoo, per gli esseri umani. E poi tanta gente ha risposto a questa presentazione. In particolare, e tutti hanno detto, no, come può essere che qualcuno presenta questi concetti? C'era una grande discussione, anche nella rivista di Zeit, in tanti altri, nel TV, veramente tutti i filosofi hanno parlato su questo, anche Habermas ha scritto una lettera alla Zeit, alla rivista di Zeit. Ma alla fine che ha fatto Sloterdijk ha solo detto è necessario parlare sulle regole, le leggi per la biotecnologia, per la genetica, perché adesso c'è la possibilità di cambiare l'essere umano. Non ha fatto nessuna risposta, non ha dato nessuna risposta. Ma durante la lezione ha fatto riferimento a Heidegger, Nietzsche e Platone. Questo bastava per pensare su lui come qualcuno, come nazista, come qualcuno che vuole creare una nuova eugenica, cambiare tutta la specie per creare un superuomo rinforzato. Ma Sloterdijk in questa presentazione non ha detto niente su di questo tema, ha solo detto che è necessario prendere sul serio il potenziale di queste nuove tecnologie e trovare risposte, parlare e cercare norme, come vogliamo agire in questo settore. Poi c'era un essay scritto da Jürgen Habermas, sulla eugenica liberale. In questo essere c'è un paragrafo in quale ha citato da questa presentazione di Sloterdijk, ha anche messo le virgolette, ma non ha scritto, questo ha detto Sloterdijk, senza fare riferimento a Sloterdijk. Non ha voluto dare più attenzione a lui, in modo anche molto retorico. In questo paragrafo ha detto questo modo di pensare è come ha fatto Nietzsche, è come una,
Non the Bestia, Blonde Beast, e creare, e questo è un modo di pensare postumanista. Questo non è giusto, veramente. Il postumanismo è un'altra tradizione culturale che non ha saputo Habermas. Ha usato il concetto in modo sbagliato. Siamo contenti che la maggior parte del pubblico, della popolazione, non ha ancora preso sul serio questo modo di pensare nel modo nietzscheano, neo-nietzscheano. Era molto contento su di questo. E questo era il punto importante in quale ha legato il pensiero sulla modificazione genetica al pensiero di Nietzsche e a Übermensch. E nel stesso paragrafo ha fatto riferimento al postumanismo, ha voluto parlare sul transumanismo, ma non ha capito che transumanismo e postumanismo sono due tradizioni diverse. E anche adesso tanti accademici, tanti professori non lo sanno ancora, sono due tradizioni diverse. Postumanismo in sviluppo del pensiero di Foucault e Deleuze e ad affare di creare una nuova prospettiva sull'essere umano, una prospettiva non dualistica. Ma questo non... ma Habermas non ha voluto fare riferimento a questo, ha voluto dire no. Il pensiero nietzscheano è come questo pensiero dei transumanisti. E chi sono questi transumanisti? I transumanisti è un movimento culturale che è iniziato nel 1951 con Julian Huxley. E Julian Huxley era anche il primo direttore della UNESCO, ha creato the Charter of Human Rights, la Declarazione dei diritti umani. Così era una persona molto importante, anche il fratello di Aldous Huxley. Aldous Huxley, tanta gente lo conosco perché ha scritto Brave New World. Brave New World? Nuovo mondo, Ritorno al Nuovo Mondo e al Nuovo Mondo. È un autore letterato molto famoso per la fantascienza. Sì, è importante come 1989. Una novella sull'utopia dell'essere umano, in quale anche Aldous Huxley ha scritto tante sulle possibilità delle nuove tecnologie, ma la sua descrizione non era molto ottimista. Ha detto la conseguenza sarà che finisciamo in un sistema totalitaristico. Invece il suo fratello Julian Huxley ha detto no, è importante prendere sul serio questo nuovo modo di pensare sull'essere umano, nel senso prendere sul serio che noi facciamo parte della natura completamente, non siamo esseri umani dualistici nel senso abbiamo un'anima immateriale e un corpo materiale. E ha fatto riferimento a questo modo di pensare anche come evolutionary humanism, umanesimo evoluzionario. E lo stesso, nel senso umanesimo evoluzionario e transumanesimo sono le stesse cose. Entrambi le due concetti sono stati creati da Julian Huxley. È importante che tutta la nostra cultura, la nostra cultura che è cominciata da Platone e poi attraverso la Stoa di Kant, tutta la tradizione western, tradizione del West, no? È fondato sul concetto che noi siamo esseri umani dualistici, che c'è qualcosa che va oltre il corpo materiale. E così nella filosofia questo è veramente un paradigm shift. È uno
spostamento paradigmatico, un spostamento del paradigma, veramente il fondamento della nostra cultura sta cambiato, e questo ha conseguenze per tutti gli aspetti della nostra vita. E Nietzsche è stato il primo anche di realizzarlo, anche lui ha presentato una antropologia naturalistica, anche lui ha distrutto questo dualismo metafisico e tutti i concetti dell'anima immateriale. Perciò c'è un legame molto forte fra questi due modi di pensare. E sul livello filosofico non c'erano tanta gente che hanno concettualizzato l'essere umano in questo modo. Spinoza, Eraclito, la gente hanno concetti simili, ma su un livello culturale dominante tutta la tradizione era dualistica. E così, e con Julian Huxley, che ha fondato il transumanesimo, lui non è stato un filosofo, lui era un biologo. Anche il suo fratellastro, anche lui era una famiglia di biologi, tutta la famiglia era legata al darwinismo. Il fratellastro ha vinto il premio Nobel, per esempio, nella biologia. L'altro, Aldous Huxley, ha scritto romanzi, novelle su questo tema. Julian Huxley è stato un professore della biologia e anche molto attivo nel campo politico. Così c'è questo legame che Nietzsche e entrambi i transumanisti hanno preso sul serio un nuovo concetto dell'essere umano, che noi siamo completamente parte di questo mondo, tutti gli aspetti della nostra natura possono essere accessi in un modo empirico attraverso i nostri sensi. E questo ha tante implicazioni, perché noi siamo stati realizzati durante il processo evoluzionario, e questo significa anche che, come tanti altri animali, anche noi possiamo diventare estinto. O noi ci adattiamo e possiamo sviluppare in un'altra specie. 6 milioni di anni fa i great apes, le scimmie e noi avevamo antecessori, antenati insieme 6 milioni di anni fa. Homo sapiens esistono solo da 400.000 anni. Fra un altro 400.000 anni è sicuro che noi non esistiamo di più, non possiamo. Forse non esistiamo più, forse ci siamo sviluppati in un'altra specie. E questo è il modo di pensare transumanista, prendere sul serio che noi non siamo questo essere con un divine spark, con questo scintilla divina, con questo legame, qualcosa. Noi facciamo parte della natura completamente, e così è necessario anche di sviluppare, andare oltre il nostro stato come noi siamo adesso. E la cosa interessante che succede adesso, e a questo fa riferimento anche Sloterdijk, che adesso per la prima volta abbiamo creato tecnologie che sono fortissime,
fortissimi anche nel senso di avere, adesso abbiamo la capacità di cambiare strutture fondamentali su noi stessi, in un modo genetico. Abbiamo sempre fatto così, abbiamo sempre usato le tecnologie, ma adesso le tecnologie sono diventate così forti che c'è la possibilità di attivamente creare capacità forse che noi non saremo più, non facciamo più parte della nostra specie. Forse noi abbiamo la possibilità di creare una nuova specie. Forse c'è la possibilità di mettere la nostra personalità su un computer. E queste sono le cose su quali dobbiamo riflettere. A questo fa riferimento anche Sloterdijk durante la presentazione. Lui, Sloterdijk, alla fine non un transumanista. Tutte le cose che ha presentato dopo, perché durante questa presentazione su quale ho fatto riferimento, Sloterdijk ha solo detto abbiamo bisogno dei regole. 6 anni dopo ha dato una presentazione a Tübingen in quale ha detto no, per esempio la modificazione genetica dovrebbe essere usato per motivi terapeutici, ma non per il miglioramento dell'essere umano. E così è molto bioconservativo. È un modo di pensare come anche nella maggior parte della dominante tradizione cristiana. L'accuso di Habermas che Sloterdijk è un transumanista non è giusto. Secondo me anche non dovrebbe essere un accuso. Ma così con questa discussione su Sloterdijk e la sua presentazione in quale ha fatto riferimento a Nietzsche, la risposta di Habermas a Sloterdijk in quale ha messo Sloterdijk nel contesto di Nietzsche e anche il transumanismo, questo era l'inizio di tutto questo discorso su riflettere Nietzsche, il superuomo e il transumanismo. Alla fine, perché è importante fare riferimento a Nietzsche? Perché la maggior parte delle transumanisti non sono filosofi, loro hanno studiato scienze computer, no, scienze informatici, hanno studiato ingegneria, lavorano per le grandi aziende, per Google, per tutte le grandi aziende. Anche PayPal è stato fondato. PayPal è stato fondato di qualcuno che è un transumanista. Il transumanista più famoso di oggi fosse Elon Musk. Tutti hanno sentito da lui. Perciò non è più giusto che ha detto Habermas in 2001. Ha detto lui è contento che questo movimento non è ancora conosciuto da tanta gente, non è ancora preso sul serio da tanta gente. Questo è stato detto 18 anni fa. Adesso siamo in una nuova situazione, perché adesso si vede tutte queste riflessioni sul transumanistici nella letteratura, si può trovarlo nel romanzo Inferno di Dan Brown, forse qualcuno l'ha letto. Lì esplicitamente ha fatto riferimento al transumanismo. Ha parlato su transumanisti anche in un modo affermativo, in un modo positivo. E poi adesso ci sono tanti film che parlano su queste cose, e adesso in particolare su Netflix
tante serie prendono aspetti del pensiero transumanistico e mette dentro le serie, per esempio in particolare Black Mirror, poi Altered Carp, Electric Sheep, questa è una serie che si può vedere su Amazon Prime. E tutti presentano queste idee, anche nei film, forse il film più conosciuto è Transcendence con Johnny Depp, cioè un po' vecchio, non so, 7 anni fa forse. Come un film io non trovo così affascinante, ma solo come idea, il concetto del mind uploading. Non so se in italiano, no, si dice mai la parola, quindi anche Terminator, ad esempio. Terminator? Sì, certo. No, ci sono tanti, nel campo dei film e anche computer games, ci sono videogiochi, ci sono tanti esempi. Già cominciato da Gattaca durante il fine degli anni 90. Ma in particolare nelle serie Netflix series ci sono tantissimi esempi. Da poco ho visto un film dove appunto con delle tecnologie si poteva mettere a punto la propria coscienza dentro una rete cognitiva dove si giocava, ok? E erano proprio tutti quanti dentro questa realtà virtuale. Sì, perfetto. Questo per esempio è legato al simulation argument. È un argomento che viene presentato di Elon Musk in pubblico, che lui presenta motivi perché noi siamo già in una simulazione. Lui pensa che la probabilità è molto alta che questo non è una base reality, si dice, una realtà di base, una realtà di base. Ma è una simulazione e ci sono questo è un argomento che è stato creato da Nick Bostrom di Oxford, uno delle forse adesso più conosciuti transumanisti nel campo accademico, è stato preso e lui sta collaborando con Elon Musk. E lui ha fatto, e lui l'ha presentato a un pubblico più ampio questo argomento. E tutto questo può essere giustificato in un modo molto complesso, in un molto complesso filosofico, è un argomento veramente plausibile. Io non sono convinto, ma è un argomento che si dovrebbe prendere sul serio, non è solo qualcuno che è stato al fronte del computer troppo lungo, no? Io sono padrone di questa simulazione, o chi è? Tutto che si vede. Alla fine è... Io potrei presentare anche l'argomento, ma ci vuole un po' di più tempo. Nel senso che tutto... Sì, tutti che noi... in questa visione esistono come esseri umani digitali. Questo è una necessità, nel senso la nostra personalità deve essere messa su un hard drive e poi tutte le nostre esperienze e rappresenta una simulazione che è stato fatto da altre persone, forse da altre persone che vogliono capire meglio come il mondo funziona. Questo è il motivo per creare questa simulazione. È casuale questa simulazione? È tutto casuale oppure ognuno di noi ha già un destino prefissato? No, ma quando è una simulazione deve essere creato da qualcuno. L'argomento, posso anche presentare l'argomento per questo simulation argument, è molto facile. Noi sappiamo come erano i videogiochi negli anni 70. Forse un videogioco molto conosciuto era Pong,
chi conosce Pong? Ok, va bene. Pong e ping pong, viene da ping pong, è veramente un un punto e una linea, nient'altro. Questo era il massimo della grafica digitale del computer negli anni 70. Molto divertente. Adesso, 4 anni dopo, abbiamo già un'altra altra possibilità nelle videogiochi. È già real life simulations. No, potrebbe essere già e ancora solo accessibile al maggior parte auditivo, visuale, auditivo. È difficile, adesso alcune persone lavorano anche sul sentire, ma ancora al maggior parte visuale e auditivo. Ma questi due elementi già come il mondo reale. Ma dobbiamo mettere Oculus Rift, per esempio, per entrare in questo virtual reality. Se prendiamo sul serio questo sviluppo, così il suo argomento, fra altri 40 anni, 50 anni nel futuro, se la velocità rimane lo stesso, tutta la simulazione è come la vita reale, come noi possiamo fare esperienza della vita reale. Questo così Elon Musk presenta il suo argomento. Va bene. E poi, come conclusione, dice: e perciò la probabilità è alta che noi adesso siamo già in una simulazione. È strano, no? Come argomento. Prima dice fra 50 anni possiamo creare simulazione come la realtà di base di adesso, e poi fa riferimento, e se questo è il caso, se è tutto così, noi, è probabile che noi adesso stiamo già in una simulazione. E si potrebbe chiedersi: no, questo non ha senso, questo è fuori di testa, no. Ma che significa? Significa che se abbiamo la possibilità. Lui non vuole dire, questo è importante, che non è sicuro che questo, ma la probabilità è molto alta. C'è questo in sviluppo. Così fra 50 anni siamo in questa simulazione, ci sono le persone che creano una simulazione del passato. Perché creano le simulazioni del passato? Ma perché la gente vogliono sapere più su aspetti del mondo. Questo è anche il motivo di adesso per creare simulazioni, per avere una migliore conoscenza sulle attività dei vulcani, come esseri umani si sono realizzati. Questo è il motivo per avere una migliore conoscenza del mondo. E così, quando la capacità del computer è così alta, fra 50 anni, ci sono milioni, tanta gente che creano simulazioni del passato. Miliardi di simulazioni vengono create. E tutte le simulazioni, perché la velocità del computer è così alto, e ogni simulazione è come la nostra esperienza della realtà di base.
E se questo è così, se questo è giusto, si può chiedere perché noi adesso dobbiamo pensare che come noi facciamo esperienze della realtà, questa è la realtà di base, perché potrebbe essere una delle miliardi di simulazioni nel futuro. E perciò lui prende, alla fine è solo un calcolo della probabilità. La probabilità che noi viviamo nella realtà di base, c'è solo una realtà di base, ma ci sono miliardi di simulazioni. E così gli scienziati che parlano di altre dimensioni, queste dimensioni potrebbero essere simulazioni. Sì, sì, la stessa cosa, sì. E così la probabilità che noi esistiamo nella base della realtà di base è 1 to 1 billion. È su un miliardo, sì. E questo, ma quali sono le possibilità di creare questo tipo di simulazione. Questo significa che noi non abbiamo un Oculus Rift, che noi non abbiamo devices che possiamo mettere fuori, ma che noi, come la nostra personalità, è già messo su un computer. Noi, la personalità, è qualcosa di digitale, altrimenti noi non possiamo essere parte della simulazione. Se questo è veramente plausibile, è l'argomento valido. E la probabilità che noi viviamo nella realtà di base è molto bassa, è 1 a 1 miliardo. Ma la domanda è, questo è il motivo perché io penso il argomento non funziona, io non trovo plausibile. Chi deve essere per mettere la nostra personalità come siamo in un computer, per digitalizzare tutti gli aspetti della nostra vita in un computer? Significa la nostra self-consciousness, autoconscienza, no? Sì, è quasi autocezione, sì, come te. E anche vogliamo continuare a essere vivente. Mi significa che devono essere così. Noi siamo fondati su carbonate based. Sì, su materia organica. Esatto. Sì, ma non vorrei usare questo termine. Okay. Su base di carbone. Questo sì. Noi siamo fondati su una base di carbone, ma il computer è fondato su una base di silicio. E per prendere sul serio la possibilità che noi possiamo mettere la nostra personalità su un computer, significa anche che dovrebbe essere possibile che una entità vivente può esistere su una base di silicio. E io mi chiedo perché dobbiamo crederlo. Qual è il motivo per credere questo sarà possibile? Fino adesso non c'è nessuna entità che vive, che è fondata sul silicio. Che ci vuole per avere un essere vivente? Dovrebbe essere avere la capacità del movimento di se stesso? Anche dovrebbe
no? Sensibilità. Sensibilità. Ah no, per sensibilità. Movimento. Movimento, anche un metabolismo. Metabolismo è fondamentale, significa realizzare la energia se stesso, sul processo di cambiare sostanze qualcosa, cambiare, mangiare qualcosa e poi come questo processo realizza l'energia. E il solo entità, la solo entità che potrebbe essere un argomento perché esiste già qualcosa che si potrebbe chiamare essere vivente che è fondato sul silicio e un computer virus, un virus del computer, no? Virus computer? Computer virus. Perché ha la capacità del self-movement, del movimento. Sì, dello spostamento. Dello spostamento. Self-movement. Movimento. Della movimento di sé. Del movimento di sé. Muoversi. Di muoversi, ma su qualcosa della propria volontà, nel senso, questo è, forse si potrebbe, e questa è la cosa che le persone che credono che l'esistenza, la possibilità del mind uploading è veramente una possibilità, normalmente dicono, no, il computer virus è già un esempio di un'entità che vive e che è fondata sul silicio. E io sento, secondo me, no, il metabolismo è anche importante, di realizzare energia da sé, e il computer virus non può farlo. Perciò questo argomento io non trovo molto plausibile. Perciò noi non abbiamo un motivo per credere che essere vivente con self-consciousness, con coscienza che è fondato in un computer può essere plausibile, e perciò questo secondo me questo argomento di alla fine è solo un modo di creare un po' di public attention, attenzione del pubblico, fare un po' di advertisement, no? Un po' di pubblicità per la propria persona, e anche questo Nick Bostrom da Oxford, da chi ha creato questo argomento, quando si sta cominciando a riflettere in un modo critico, filosofico, alla fine questo argomento non è plausibile, ma viene preso sul serio da non solo da Elon Musk, ma anche Kurzweil, che lavora per Google, che è uno dei grandi futuristi che crea il futuro con l'aiuto di Google, e lui, secondo lui questo succederà fra 30 anni, prima era, okay. E poi sì. No, anche perché se considerassimo il virus del computer, sì, come un essere vivente, perché si può muovere, diciamo, attraverso i nodi della rete, e non considerassimo il metabolismo effettivamente come, sì, necessario per la vita, allora a quel punto le piante non potrebbero essere considerate vita, nel senso che le piante sono vivente. Sì, le piante lo sono. Sì, esatto, ma non si muovono effettivamente. Non si muove. Quindi sì, se noi consideriamo. Ma non si muove, si cresce. Questo sì, fa parte del movimento. No, questo è già fatto con self movement. Perciò okay, anche Platone okay, nella storia ha sempre detto no. Tutto che ha psiche è un essere vivente, ci sono diversi tipi di psiche, dell'anima, anima vegetale, anima per gli animali, e noi abbiamo un'anima razionale. Così nella tradizione platonica è sempre legato alla capacità del movimento con la capacità di essere vivente. Così, ma secondo me il metabolismo, anche di creare l'energia da sé, è così fondamentale per essere un'entità vivente. Sì. E questo sicuramente non esiste, non funziona con il computer virus. Anche se tutti questi sono argomenti contro la possibilità di mind uploading, io non escludo la possibilità, ma tutta la gente che dicono questo succederà fra 30 anni non fa senso. Veramente non abbiamo nessun motivo
nessun buon motivo per crederlo. E solo io sempre parlo, no, queste riflessioni un po' con le riflessioni sui angeli nel Medioevo. A questo punto della cultura c'erano le persone che hanno riflettuto sulla domanda quanti angeli si può mettere al fine di una di un ago. Sì. Sulla punta di un ago. Quanti angeli si può mettere sul punto di un ago? E questa è la domanda che faceva senso sul fondamento della cultura medioevo. E adesso la domanda della simulation, viviamo in una simulazione, fa anche senso sul fondamento della nostra cultura. Ma veramente ci sono buoni motivi, come l'ho presentato, che vanno contro questa possibilità, e secondo me anche veramente sì, possiamo realizzare sicuramente non fra 30 anni, 100 anni, 100 anni. Ci sono tante altre domande che sono molto più importanti, perché hanno una rilevanza molto più alta per la nostra età. Così io non sono d'accordo con questo transumanismo del Silicon Valley che viene mostrato da Musk, di Kurzweil, anche da Oxford, di Bostrom. Secondo me loro semplicemente non hanno buona capacità filosofica di pensare veramente molto. Sono troppo, hanno studiato troppo scienze informatiche, sono bravi, sono intelligenti, ma a questo livello filosofico lo mancano. Perciò è importante, e questo è anche il motivo per prendere sul serio Nietzsche, perché Nietzsche è stato il solo filosofo naturalista che ha creato, ha riflettuto su tutti questi elementi della complessità della nostra. Non c'è nessun altro filosofo della sua complessità, della sua grandezza, che ha preso sul serio che noi come esseri umani sono solo differenti da altri animali in un modo graduale. Non siamo, perché tutti gli altri hanno pensato ontologicamente c'è una categorical difference, una differenza categoriale fra noi e tutto il resto del mondo, perché noi abbiamo questo divine spark, la scintilla divina, questo qualcosa che va oltre un qualcosa di immateriale. E questo è il motivo perché il transumanesimo, anche il pensiero di Nietzsche, è veramente un movimento che va oltre del fondamento della nostra cultura, perché anche così tanta gente reagiscono in un modo molto forte a queste riflessioni, perché veramente dobbiamo abbandonare tutte le, no, il fondamento che abbiamo preso sul serio per 2000 anni rappresenta una sfida anche per il fondamento culturale, legale di nostra vita. E solo per mostrare perché la nostra tradizione platonica, giudeo-cristiano, kantiano è così forte, è molto forte nella cultura. Si dovrebbe dare un occhio al sistema legale in tutto il mondo, e così ci sono solo alcuni contra examples, esempi che vanno contrari.
E così che solo noi esseri umani sono concettualizzati come persone legalmente. Animali non vengono trattati come persone, sono cose che possono essere comprate e vendute. E questo rappresenta una differenza categoriale fra noi e animali. Animali in questo senso sono cose come il tavolo. E quando si pensa in un modo ontologico, si realizza che in questo elemento si può trovare tutta la nostra cultura cristiana ancora, e perciò è così difficile cambiare questo elemento. E questo è il motivo perché Francis Fukuyama, lui è un critico conservativo americano, 16 anni fa, è stato chiesto quale concetto è il concetto più pericoloso del mondo, e lui ha risposto sì, il transumanismo, perché veramente è un paradigm shift, un spostamento paradigmatico che va oltre il fondamento della nostra cultura, e tutti gli elementi della cultura, delle leggi deve essere cambiato quando noi prendiamo sul serio questi sviluppi che succedono, e in particolare il sviluppo come noi concettualizziamo noi stessi come esseri umani che sono completamente in questo mondo, il mondo del divenire permanente, il mondo heracliteo alla fine, perché alla fine Nietzsche ha presentato un mondo come Eraclito, che tutte le cose stanno cambiando in tutti i modi, in ogni momento. La contrapposizione di Platone, il platonismo per le masse, il cristianesimo che ha provato di giustificare un mondo della stabilità, della verità. Per me, io sono, questo libro che ho scritto, ho preso in considerazione questa discussione, io sono anche un esperto del pensiero Nietzsche e transumanismo, e uso il pensiero nietzscheano, nel senso uso elementi, non tutto di Nietzsche, no? Ma tanti Einsichten, Insights, tante riflessioni da lui, tanti spunti di lui per sviluppare il transumanismo, per creare una vera filosofia transumanistica, perché la maggior parte, come l'ho detto, forse adesso, come l'ho detto, il filosofo più conosciuto è Nick Bostrom, ma lui, neanche lui è un filosofo, non ha studiato un po' filosofia, ma ha studiato anche scienze computer, no? Informatica, ha studiato fisica, non conosce tutta questa cultura, anche filosofo continentale, tutta la complessità della storia, della filosofia. E il resto dei transumanisti che si conosce, come Kurzweil, Elon Musk, anche loro hanno studiato, no? Ingegneria, fisica e le cose. Non possono, loro sono conosciuti per il transumanismo, non possono fare filosofia, riflettere in modo filosofico sulle cose. E così manca ancora una buona filosofia che prende sul serio tutte le nostre possibilità legate alle nuove tecnologie e veramente
prende sul serio il concetto del mondo come un divenire permanente. E questo sono, è legato a questo, sono il maggior parte delle sfide che abbiamo adesso legato al, al modificamento delle tecnologie genetici, cioè un grande parte. L'altro parte è legato al cyborg tecnologie. Il terzo parte è legato a tutta la digitalizzazione, automatizzazione. So, questi sono i tre campi che hanno le conseguenze più gravi, più forti su noi stessi, sulla nostra potenzialità, con quale noi possiamo trasformarsi. E quando si riflette su queste cose, si prende in considerazione la nostra cultura, la risposta è sempre no, giochi con la human nature, con la natura dell'essere umano, giochi, you play God, giochi a fare Dio, e questo è spesso la risposta da tanta gente, ma questo è legato dal vecchio concetto della natura dell'essere umano. Il vecchio concetto che è legato, c'è un corpo materiale, qualcosa che va oltre di questo. L'altro concetto che viene presentato, no, che esiste già in Eraclito, Spinoza e Nietzsche, è un altro che ha anche conseguenze interessanti legato alla tecnologia, perché in questo senso la tecnologia e esseri umani non sono separati. La tecnologia non è qualcosa che è fuori di noi, ma la tecnologia è qualcosa che è sempre stata una parte di noi. Così noi distruggere la tradizione, distinzione fra questi due campi viene distrutto. L'altro concetto dell'essere umano, il nuovo concetto dell'essere umano è più legato al modo di pensare che noi siamo sempre stati cyborg. Adesso immaginate, ma no, io non sono cyborg, questo è folle, come può pensare così? Ma che significa un cyborg? Perché noi siamo sempre stati cyborg? Che significa cyborg? Cyborg è un uomo che ha integrato in sé una determinata tecnologia, quindi stando a questa definizione, anche semplicemente vestito le scarpe fanno di lui dei cyborg. Ma da dove viene, che significa? Nel senso, quando si prende sul serio le parti della parola cyborg, il prima parte, c'è la seconda parte. Cybernetic organisms. Che cosa è cybernetic? Da dove viene il concetto cybernetic? Penso che voi avete studiato il greco antico, no? No? Cyborg viene dal greco antico e significa, viene dalla parola kubernetes. Kubernetes. Kubernetes is the steersman di un ship. Timoniere è la persona che guida la barca. E così significa steering. It's about steering. Come si dice steering? Guidare. Condurre. Sì.
Così significa è un organismo condotto, è un steered, è un condotto anche modificato, cambiato. Organismo condotto. E quando vale la prima volta che noi veniamo condotti, che noi veniamo modificati all'inizio del nostro sviluppo, quando prima siamo nati e poi che fanno i nostri parenti, genitori con noi? Educare. Qual è l'educazione più fondamentale per essere un essere umano? Lingua. Perciò il nostro primo upgrade è il linguaggio. I nostri genitori sono responsabili per i nostri upgrades. Educazione è solo un parte dell'upgrade. Noi. Il primo è imparare la lingua, la nostra lingua. E quando si comincia a pensare su di noi in questo modo, i cambiamenti genetici, tutto il resto, fa parte della tradizione come siamo stati sempre. E non è qualcosa di nuovo, non è qualcosa in quale noi cambiamo il fondamento dell'essere umano. E perciò noi rilassiamo che noi siamo sempre stati condotti, modificati. È necessario per vivere una buona vita avere la capacità della lingua, del linguaggio, della razionalità, matematica, è tutto legato a questo. Tutte le cose che impararono nelle scuole. Realizziamo che no, non è possibile, non è plausibile che noi possiamo sempre rifiutare tutte le nuove cose, tutte le nuove tecnologie fanno parte di questa tradizione e non dovrebbe semplicemente dire rifiutiamo tutto questo, ma perché le nuove tecnologie hanno sempre aiutato noi per vivere una vita migliore. Si può immaginare come essere vivere senza antibiotici, come essere vivere senza anestetici, anche solo le cose frigorifere. Il mondo digitale adesso è solo l'internet per il pubblico, è solo stato creato 30 anni fa. Sulla prospettiva globale, niente, è già cambiato tutti gli aspetti della nostra vita. E perciò dobbiamo prendere sul serio. Io non, solo per mostrare l'importanza del transumanismo, e la mia prospettiva come quale suggerimento, infatti io faccio sempre in interazione, in dialogo con Nietzsche, e vengono presentati in questo video. Subito la medicina nasce, che è presentato in diversi altri saggi. E questa è la mia risposta sulla prima domanda.